Sempre qui in diretta dall'Aria Stile con i Santi Francesi. Ciao. Da Ivrea. Ivrea che è un pochino diventato il polo della musica elettronica, no? Perché avete qualche collega anche di Ivrea. Sì, sicuramente. Che probabilmente conoscete, magari frequentate chiaramente. Certo. Ecco, Santi Francesi che arrivano sul palco dell'Ariston in questa occasione passando dai giovani, diciamo così, e quindi avendo l'opportunità di entrare in questa maniera. E siete entrati con un brano, tra parentesi, o meglio, quello che avete presentato nel Sanremo Giovani, anche molto interessante, con sonorità un po' di diverse. Grazie. Anche dal solito. Grazie. Che personalmente apprezzo, quindi vi faccio i miei personali complimenti. Grazie mille. E quindi direi una bella opportunità anche di portare qualche sonorità nuova, speriamo di sentire anche altro di simile questa sera, tra poche ore praticamente. Sì, assolutamente, siamo completamente nel vortice, credo che avrei visto più o meno cosa ci sta succedendo, ci stiamo ambientando. Il brano di stasera sì, sarà diverso da Occhi Tristi sicuramente, e nasce più come una ballad che poi però gli succede qualcosa a un certo punto, ma non ti diciamo più. Chiaramente dobbiamo aspettare qualche ora, infatti i nostri ascoltatori stasera saranno tutti pronti ad ascoltare tutti i brani, ma soprattutto anche il vostro. E anche qui la produzione è in casa in qualche modo? C'è qualcosa di fatto da voi? Sì, vabbè, diciamo che abbiamo scritto questo pezzo innanzitutto a sei mani con Cecilia Del Bono, che è una grandissima artista e autrice, e l'abbiamo prodotto in realtà praticamente in due giorni. Poi hanno dato l'ultimo sprint, l'ultimo step con noi Mixmaster, Antonio, esatto, certo. Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo, che tra l'altro è anche il nostro direttore d'orchestra. Certo. E quindi sì, più o meno metà in casa e metà no. Metà diciamo homemade tra virgolette, metà diciamo finalizzato poi in studio. Esatto. Altrove praticamente. E anche per quanto riguarda il duetto, una scelta un po' particolare, cosa ci potete raccontare? Beh, ci piacciono le cover, ci divertiamo a farle, ci divertiamo a prendere soprattutto quei pezzi che sono un po' considerati intoccabili e vedere cosa succede se li tocchiamo. Quindi anche in questo caso abbiamo scelto Alleluia per questa ragione, e anche per il fatto che è una canzone che si porta dietro un miliardo di contraddizioni, no? Sembra sempre una canzone molto calda, molto confortevole, quando certo. In realtà è anche molto inquietante e violenta certo. Sotto certi punti di vista. E Skin, per sì, miracolo, ha deciso di accettare la nostra proposta. Tra l'altro l'abbiamo proposto Alleluia, quindi non un brano certo, né di Skin né degli Scancanelli, anche nella sua anche magari corde. A livello vocale sicuramente sì, però in effetti esatto. Non a livello stilistico sostanzialmente. Esatto. Invece ha accettato e noi siamo super mix contenti. Interessante allora che ascolteremo nella serata dei duetti. Cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Potete anticipare qualcosa? Magari un giro in Sicilia? Molto volentieri, no, quello. In Sicilia abbiamo girato molto poco, quindi molto volentieri. Non possiamo anticipare niente di preciso, però possiamo dirvi che sicuramente torneremo in tour. Speriamo coprendo il più possibile dell'Italia. Poi usciremo con qualche pezzo o album, EP, non sappiamo ancora. Chiaramente, però, sicuramente. Per andare, insomma, a dare ancora più il vostro suono e portarlo fuori. Esatto. Vi omaggiamo di un po' di prelibatezze siciliane. Tipicità al pistacchio di Bacco. Porca miseria. Dentro, insomma, magari grazie. Non so se siete a dieta in questi giorni, magari per fare. No, no, non okay. No, no, no. Poi no, in Liguria si mangia anche abbastanza bene, insomma. Quindi assolutamente. Direi che si può assolutamente. Anche. Però meglio Sicilia, dai, diciamo così. Vi aspettiamo allora. Vi aspettiamo. Grazie. Okay. Grazie mille. Grazie, Santi Francesi.